Bella ragazzi, eccoci arrivati all'undicesimo episodio della nostra modalità allenatore con il Wolverhampton. Per prima cosa vi voglio mostrare come si guardano gli incarichi che vi arrivano durante la modalità allenatore. E andate sui miei incarichi e così vedrete tutte le società che vi hanno chiesto di allenare la propria panchina, no? La propria squadra. Vedete qua, naturalmente vi fanno vedere soltanto la società dove non vi arrivano le notizie in prima pagina. Comunque, vi ricordate che avevo detto che il campionato finiva a marzo e mi avevate detto ma come mai, come mai? Boh, c'era un bug secondo me. Comunque, finisce l'aprile come potete ben vedere, così vedete che non sono pazzo. Prima partita di oggi contro il Millwall. Guardate la formazione, tutte, il 90% tutte riserve. Partiamo subito. Al 16° minuto ci prova Pseco subito che scarta il portiere e mette a segno il suo primo gol di oggi e ricordatevi che non sarà l'ultimo perché questo episodio sarà quasi tutto per Pseco. Comunque al 24° subito pareggiano gli avversari con Nielsson, non so chi sia. Al 90° un'ansia paurosa, meno male che Ikema insieme a Bruno Vini è abbastanza fortuna, possiamo dire. E riescono a spazzare, la partita finisce 1-1. Seconda partita contro il Charlton, giochiamo al nostro Munich Stadium. Ancora tantissime riserve e scoprirete il perché alla prossima partita. Cominciamo immediatamente al 16°. Benzia lancia Sigurdsson che stoppa di petto e entra in area con questo destro micidiale. Batte il portiere al 17°. Esultano i padroni di casa per questo gran bel gol. Al 18° ci provano gli avversari, ma attenzione alla grandissima risposta di NSN. Al 73° Sigurdsson appoggia Crack Dork, che è all'esordio stagionale, gioca centrocampista e non difensore centrale, segna un gran bel gol dalla distanza col sinistro che non è il suo piede. Possiamo rivederlo. Sigurdsson appoggia per Crackord che dai 25 metri parte questo sinistro micidiale. Ma la risposta degli ospiti non si fa aspettare. Fuller, dopo la spinta di una buona parata di NSN, riesce a segnare. Comunque la partita finisce qua, andiamo a vincere 2-1 e sono punti molto importanti. Ma adesso ragazzi, mettetevi davvero comodi, non muovetevi dalla sedia, perché sarà per iniziare il quarto di finale in FA Cup contro una società storica del calcio inglese, il Newcastle. Sembra esserci tutti i presupposti per assistere ad un quarto di finale di Coppa entusiasmante, con entrambe le squadre convinte di poter andare avanti per conquistare l'ambito trofeo. Guardate il colpo d'occhio dello stadio, comunque è già un sogno essere arrivati qua. Per una squadra come il Wolverhampton essere tra le prime 8 è già tanto. Speriamo che la partita sia fantastica per voi. Comunque ecco le formazioni. Il Newcastle si schiera con un 4-4-2 con Krul, Simpson, Colozzini, Taylor, Santon, Ben Arfa, Tiote, Kayabe, Gutierrez e in attacco Ba e Cissé. Rispondiamo noi con questa gran bella formazione e voi mi direte come mai non c'è Musa? Vedrete. NSN in porta, partiamo dalla sinistra, Montoya, Zouma, Edgar Lee, Elokobi, Pseco, Vilenia, Pogba, Gisele Rodriguez, Lucas Piazzon e Jerry Mbakogu. Al nono minuto provano subito i padroni di casa, si fanno subito vedere Mazuma, monumentale di testa, riesce a spazzare su Ba. Al 27° bel contropiede con Lucas Piazzone che la passa a Mbakogu. Mbakogu lo prova a lanciare in profondità, ma il campo è super super bagnato e quindi la palla scivola scivola fuori, non riesce ad arrivare il giovanissimo del Wolverhampton. C'è un bruttissimo infortunio per Elokobi che esce. E al 44° sullo scalino del primo tempo il Newcastle passa in vantaggio con Cissé. Cissé segna questo bel gol anche se NSN si è fatto un po' sorprendere. Comunque andiamo al riposo subito sull'1-0 per i padroni di casa. Si apre subito la ripresa al 52° con questa bellissima azione di Elokobi che va a concludere ma sfortunatissimo.
Qua al 63esimo Lucas Piazzon lancia Pseco. Pseco fa un gol fenomenale. Di controbalzo riesce a sorprendere Krul con un grandissimo pallonetto. Andiamo al pareggio inaspettato, possiamo dire, ma ce lo meritiamo tutto. Allora escono Musa, scusate, Dumbia e Mbakogo, entrano Musa e Dumbia, ed ecco qua. Musa appoggia Dumbia appena entrati. Segnano un gran gol all'82esimo. Il gol che ha fatto sperare per pochissimi minuti però il Wolverhampton, perché come potete vedere Ben Arfa lancia Ba che segna. È il gol che ci taglia le gambe perché l'entusiasmo era tanto, ma ci hanno spezzato. Ma non è tutto finito. Sappiamo che questa partita comunque finisce qua. Ma ci sarà il replay di FK e faremo di tutto, venderemo cara la pelle per quella partita. Ecco qua comunque il tabellone. Se vinciamo, dovremmo giocare contro l'Everton. D'altra parte il Manchester è passato e il Tottenham contro il Wigan. Il Manchester contro il Liverpool. Tranquilli ragazzi, venderemo cara la pelle la prossima partita, non ve ne pentirete nel prossimo episodio. L'infortunio di Lee è bruttissimo, comunque rimane fuori 2 mesi, quindi stagione finita per una frattura al gomito. Altra frattura per il Birmingham, che qua andiamo a giocare contro la prima in classifica. Partite molto stupende, molto importanti, e quando ci si parla di importanti, Jensen Benzia non si fa pregare 2 volte. Con al 24esimo segna un gran gol col suo destro micidiale. Al 58esimo la palla arriva lunga per Benzia, che entra in aria, la stoppa col destro e segna questo gran bellissimo gol. Saltella Jensen Benzia al suo 14esimo, se non sbaglio, gol stagionale. Ma gli avversari al 60esimo riescono a pareggiare. Riescono ad accorciare distanze con Gomis. E questa qua è una partita brutta, brutta, brutta per il Wolverhampton. Si abbiamo sperato fino alla fine di riuscire a fermare la capolista, di fermarla abbiamo fermata, ma guardate, parata in Siena al 90esimo. Calcio d'angolo sarà anche il portiere per gli avversari. La mette in mezzo, qua c'è un tiro di testa, si scontrano il difensore con il Siena, arriva Sante e segna il gol del pareggio. Il gol che secondo me non si aspettavano neanche loro di segnare. Un gol che ci taglia ancora più le gambe, ma vabbè. Ci rifaremo alla prossima partita. Comunque, almeno non abbiamo perso contro il Birmingham, che quest'anno ha fatto faville in campionato. Le ha vinte quasi tutte. Comunque, siamo riusciti a fermarli almeno. E pensando che il Blackburn terzo ha perso, è un buon punto. Così allunghiamo dalla terza, evitando il problema, diciamo, dei playoff. Adesso siamo addirittura contro il Blackburn. Terza in classifica, guardate la formazione, sono ancora riserve. Non è a titolare, stiamo facendo un po' di turnover in questo periodo. La partita sarà fantastica, guardate come iniziamo con O'Hara che dai 30 metri, se non sbaglio, non ho mai fatto un gol così. O'Hara, possiamo dire, segna un gol micidiale, ma diciamo il portiere ha anche sbagliato, forse colto impreparato da questo tiro dalla distanza. Al 25esimo azione fantastica del Blackburn, Etu segna in fila Mbakogo sulla sua sinistra con questo gran bel gol. È un gol che non mi aspettavo. Comunque vedete che non ve ne pentite di guardare neanche questa partita. Lucas Piazzon scatta sulla fascia, però viene fermato. E dallo stesso calcio d'angolo Ford mette in mezzo, arriva la capocciata di Dumbia, che come potete rivedere fa uno stacco clamoroso e va a segnare. Però gli avversari non ci stanno. Ci provano subito, ma Nessien si oppone. Al 57esimo c'è la punizione di O'Hara che esce di pochissimo. Al 61esimo Rhodes entra in area, mette in mezzo. Ci arriva Kasim Richards che segna il 2-2. La partita sembrava finita, ma JCN mette in mezzo, arriva fuori di testa e poi sulla respinta riesce a segnare il gol che non ti aspetti da un esterno che non gioca quasi mai. Così si fa vedere che il gruppo comunque c'è e i ragazzi sono tutti disponibili. Al 78esimo però arriva Rhodes
questa grande parata sul tiro. Qua secondo me c'è un fallo su Ward. Casimir Richards fa un numero impressionante, entra in aria, l'appoggia per il suo compagno Rose che segna il 3-3. Ma al 93esimo, guardate cosa combina Lucas Piazon, segna un gol fantastico ed è il gol che fa esplodere tutto lo stadio. È un gol che riempie di gioia tutti i tifosi che oggi sono accorsi numerosi a questo grande evento. Comunque ragazzi, adesso vi lascio, anche questo episodio è finito, mi dispiace, ma adesso questa è la classifica che si fa sempre molto più interessante, ci avviciniamo sempre più al Birmingham. Comunque adesso vi lascio, lasciate un mi piace e un bel commento scrivendo il pronostico del Replay di FA Cup contro il Newcastle. Ci vediamo alla prossima, ciao!